Zanelli e Celeschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzioni in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Può rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara, in via Cant 1B. Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Il Lama batte 2-1 il Castiglione dell'Agual, poiché Laurenzi, al termine di una partita ricca di colpi di scena, è decisa da un contestato calcio di rigore assegnato ai padroni di casa al 95esimo e trasformato da Bartoccini. Secondo successo di fila per il Lama, mentre la formazione di Reberti non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta domenica contro il Ventinella. A partire meglio sono gli ospiti con questo mancino di D'Urso che al settimo termina sull'esterno della rete. Un minuto dopo il Lama protesta per un presunto contatto in area tra Patrignani e Bruschi, ma per l'arbitro Walid Kandli di Foligno non c'è nulla. La partita si sblocca alla mezz'ora quando sul versante sinistro Braccalenti fa fuori Bartoccini e Mambrini e poi calcia. Sodani respinge e D'Urso è il più lesto di tutti a mettere dentro il più classico dei gol dell'ex, portando in vantaggio il Castiglione del Lago. I padroni di casa reagiscono con Bartolucci che al 39esimo, imbeccato da Volpi, calcia a lato. Al 46esimo, su questo lungo lancio di Michelotti, Braccalenti sorprende la difesa alla marina. Mambrini lo rincorre e lo atterra così. Per l'arbitro è punizione per gli ospiti e cartellino rosso per il difensore del Lama, che protesta per un presunto tocco di mano di Braccalenti nel controllo di palla. La punizione di D'Urso si infrange sulla barriera e si va quindi all'intervallo, con il Castiglione del Lago avanti 1-0 sul Lama, costretto a giocare in 10 per tutto il secondo tempo. Ad inizio ripresa sulle corner di Volpi arriva la sponda di Bartoccini e il colpo di testa di Bartolucci parato in tuffo da Vene. Al 49esimo ci prova Bruschi, ma è ancora decisivo Vene ad deviare la sfera in corner. Dall'altra parte Braccalenti ci prova su calcio di punizione, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Al 64esimo gol annullato a Bartolucci per posizione di fuorigioco sull'assist di Bruschi. Al minuto 70 il Lama pareggia, grazie a questo tiro cross dalla sinistra di Orlandi, con la palla che non viene toccata da nessuno e finisce all'angolino, sorprendendo Vene e regalando l'1-1 ai bianconeri. La gara scorre via fino al minuto 95, quando il signor Walid Kandli vede un fallo di Fiorucci ai danni di Bartoccini in area di rigore e tra le proteste veementi degli ospiti assegna il penalty in favore del Lama. Dal dischetto va lo stesso numero 10 bianconero che spiazza Vene e regala i 3 punti al Lama, con il Castiglione del Lago che opta per il silenzio stampa. Per i bianconeri invece si presenta ai microfoni l'allenatore in seconda, Moreno Mancini. Moreno Mancini, dopo un primo tempo non positivo, c'è di positivo e come la reazione della squadra nel secondo tempo, nonostante l'inferiorità numerica? Beh, è all'evidenza come ci sia stato un atteggiamento completamente diverso. Il primo tempo siamo stati veramente in difficoltà, aggrediti dalla corsa della Castiglionese e ci hanno fatto sbagliare tanto, ci hanno messo in difficoltà e quindi hanno meritato il vantaggio. Ci siamo complicati la vita da noi. Siamo rientrati bene nel secondo tempo. Tra il primo e il secondo tempo c'è stato un bel chiarimento tra i giocatori. Era veramente un altro spirito da parte dei ragazzi.
E è chiaro, ci ha favorito l'episodio finale del rigore. Comunque la squadra del secondo tempo ha giocato, non è mai stata in difficoltà, non ha subito nessun tiro in porta da parte della Castiglionese. Quindi credo che il Lama debba ripartire da questo grande secondo tempo. Una squadra, ecco, con carattere. E l'ha dimostrato, e quindi il primo tempo ora ci sarà qualche giorno per capire il perché siamo entrati male. E quindi ecco, Lama, questi 3 punti sono importantissimi e si fa anche una classifica interessante. E quindi ecco, la classifica ci dà tranquillità e anche consapevolezza delle nostre possibilità, delle nostre qualità. Aspettiamo il recupero di qualche altro giocatore. E poi Lama credo che possa dire qualcosa su questo campionato.